Sono successi episodi che giustifichino la vostra opposizione ai profughi? Qui hanno combinato qualcosa? Beh, c'è stato poco di tempo fa. Praticamente un po' di tempo fa, per esempio, scappano dalle strutture, nel senso li ritroviamo per tutte le strade, li troviamo in giro, non sappiamo chi sono, quando chiamiamo qualcuno che li vada a riprendere, loro praticamente schedano noi, chiedono a noi chi siamo e loro li riportano probabilmente nella struttura, non li portano a schedare. Com'è sta storia? Scusi, aspetti, fermi. Quindi non è che cos'è sta storia che vi scheda? Chi vi scheda? Sì. Mi spieghi bene. Non li schedano, nel senso che praticamente... Chi scheda chi chiede del DEP? I carabinieri non li... I carabinieri, le forze, ci stanno appunto spiegando che non possono intervenire più di tanto se non riportandoli nelle loro strutture di accoglienza. Per esempio, ecco, quella di su del Passo delle Fugasse, che era appunto uno dei primi posti in cui li abbiamo... Ci sono anche lamentati da queste parti? Certo, ci sono lamentati. I profughi, dice... 600 profughi si sono lamentati del freddo, si sono lamentati del cibo, si sono lamentati della mancanza addirittura di donne. In che senso, mi scusi? Sì, beh, è nel senso, Roberto, c'è un senso solo. Uomini, giovani, baldi, simpatici. C'è solo un senso, Roberto, se le donne... Ne vedo un sacco qui, per cui chiedevo, Paolo. Ho capito. No. Tra l'altro, qualche giorno fa si sono lamentati scendendo da là e arrivando addirittura a manifestare davanti al comando dei carabinieri di Schio, fermando il traffico, eccetera, eccetera, pur di far avanzare le loro pretese.